Dimmi cosa devo dire. Ciao a tutti e benvenuti. Dimmi cosa devo Ho detto che dire. lo sapevo a mena dito. Mena Mena. dito. Dito. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi parleremo per la prima volta di un prodotto Xiaomi. Xiaomi produce tantissimi tipi di prodotti diversi che vanno dal sistema di sicurezza alla action cam, dal telefono, alle cuffie, a qualsiasi altra cosa. Noi nello specifico abbiamo tra le nostre mani, noi perché siamo un sacco di persone, io nello specifico tra le mie mani ho una action cam che si chiama YI Camera. È una action cam super 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 low cost e l'ho utilizzata un po' in giro per i miei viaggi. Andiamo ora però a vedere le caratteristiche tecniche di questa YI Camera, ma soprattutto come si vede e come si sente. Andiamo! Xiaomi YI Camera è un action cam dotata di un sensore da 16 megapixel e capace di registrare video fino a 2K sia con un angolo di visione di 89 gradi che con un grandangolo da 155 gradi. Compatta, leggera ed essenziale, questa piccola videocamera presenta un pulsante frontale che vi permette di passare dalla modalità foto a quella video e un tasto laterale dedicato al Wi-Fi, mentre la parte superiore ospita il pulsante per l'avvio della registrazione e un piccolo microfono. Presenti poi l'ingresso micro USB, mini HDMI e lo slot dedicato alla micro SD. A bordo anche una batteria removibile da 1010 mAh e il Bluetooth 4.0 che permette di collegare la YI camera all'app dedicata. Analizziamo ora brevemente la qualità audio e video. Come potete vedere, la qualità generale dell'immagine è buona, anche se tende un pochino ai colori freddi. Lo noterete molto in condizioni di scarsa luminosità, in cui la parte buia, oltre ad avere una grana molto marcata, tende anch'essa al blu. Anche lo stabilizzatore fa tutto sommato il suo dovere, non ci lamentiamo. Nonostante si tratti di un action cam low cost, l'audio catturato è decisamente buono. Ascoltate un po' qui. Oh, non ho ancora capito cosa faremo. Tu l'hai capito? Ma andiamo, andiamo. Sì, andiamo, andiamo. Proviamo. A parte che hanno acceso il riscaldamento a pallissima. Sarà un po' vomitino, ma va bene. Allora, come vi sembra? Questa è l'app che dovete scaricare per far funzionare YI Camera e indovinate un po' come si chiama? YI Camera. Brava! Questa app è molto cinese, Inside, infatti è una specie di social network dove tutti i cinesi postano cose, in effetti vedete autore Jung Fang Jiang. Ci ho messo un pochino a capire come accoppiare il tutto. Bisogna far finta di voler scattare una foto e entrare all'interno del menu. Lui fa una scansione del wifi in modo da trovare il telefono, trovare l'action cam. Oh, la qualità dello streaming è bassa, ma perché giustamente. Allora, in questo momento abbiamo la visuale con il grandangolo, infatti potete vedere che perché non ho questo mollettone bruttissimo? Aspetta, perché pensavo che non mi vedesse nessuno. Oh. Allora, stavo dicendo, vedete il grandangolo come rende un po' così. Se cliccate qui, entrate nell'altra modalità, infatti il campo di visione si restringe a 89 gradi e non vedete più quella parte bombata. Per scegliere se stare nella fotocamera o nel video, semplicemente potete cliccare uno o l'altro e entra in modalità foto oppure in modalità video. Altrimenti, se volete andare sul timelapse, semplicemente cliccate su timelapse. Il problema vero del timelapse è che non vi fa vedere cosa state registrando. Infatti, se io inizio qua, rimane a schermo nero, quindi non ho la più pallida idea di come stia andando il mio timelapse. Altre funzioni che potete stabilire dalla camera è la qualità. Infatti questa arriva fino a 2K 25 frame e potete selezionarne svariati. Io l'ho sempre tenuta in 1920, quindi full HD in 50 frame per secondo, però potete stabilire voi come impostarla. Idem accade anche per la foto, quindi entrando in modalità foto, di nuovo nelle impostazioni, scegliete 16 megapixel, 13 megapixel, pixel. Quindi avete abbastanza informazioni sulla fotocamera e potete vedere in tempo reale, Erika, se vuoi andare a fare un giro per la casa, vedete in tempo reale che cosa sta succedendo. Sono sorpresone! Ecco, ripeto, il problema è lo streaming non è ottimo come qualità, però l'importante è vedere che cosa sta accadendo e vedere qual è l'inquadratura. Ciao!
Altre impostazioni, niente, avete la griglia, potete stabilire che se tenerla o non averla proprio. Ritorniamo invece sul grandangolo, fai vedere un po' di grandangolazione, fai un altro giro. Un altro tour, ok, direi che è a posto. Puoi tornare alla base. Grazie. Potete oppure girarlo in questa maniera per vedere un po' più largo e capire come sta andando il tutto. L'app non è niente di che, sinceramente non è che mi faccia impazzire, anche perché tutto il resto dell'app è una specie di social network che tendenzialmente non ci interessa perché è quasi totalmente votato al mercato asiatico. Passiamo ora a pro e contro di questa YI Camera di Xiaomi. Innanzitutto, la qualità generale sia dell'audio che del video è buona. Buona intendo non eccelsa, quindi il prodotto diciamo che è nella media. Altro pregio di questa Altro pregio di questa YI Camera di Xiaomi è il fatto che abbia due modalità distinte di ripresa, una da 89 gradi e una da 155 gradi. Quella da 155 distorce un pochino l'immagine, come ovvio che sia, perché è un fisheye, un grandangolo. Invece quella da 89 gradi, il vero pregio è che non distorce praticamente nulla, sembra quasi di avere in mano una normalissima fotocamera, anche se questa ha un sensore molto più piccolo e una qualità un po' più bassa della media rispetto a una fotocamera, insomma. Però diciamo che non avrete quel senso di distorsione, di quello stondeggiamento un po' fastidioso. A questa fotocamera non manca praticamente nulla, ha addirittura il pirulino del cavalletto. Si dice pirulino, Erika? Come si dice? Non lo so. Il buco del cavalletto mi sembra brutto. Quindi pirulino va benissimo. Va benissimo pirulino. Ultimo tra i pregi è il rapporto qualità-prezzo, che secondo me è assolutamente ottimo. Comunque con un 80-90 euro dovrebbe costare tra dazi e tutto il resto, avete comunque in mano un prodotto che non è niente male. Passiamo ora alle note dolenti. Queste erano le note ed erano dolenti. Ed erano anche dolenti. Innanzitutto, dicevo prima, la qualità dell'immagine è buona, non è per niente male. Il problema però è che se siete al buio tenderà un pochino a sgranare, vedrete un sacco di rumore e i colori saranno un po' pastosi, mettiamola così. Altra cosa, l'immagine tende un pochino al blu, anche se comunque è un difetto che potete tranquillamente correggere mentre tagliate, editate il vostro video. Altra cosa, come potete vedere qui sul retro non vi è nessuno schermino per vedere cosa state combinando, anche se con 90 euro non potete pretendere più di tanto, ho anche sputato. In ogni caso potete tranquillamente utilizzare l'app per vedere che cosa state inquadrando. Altro problemino che ho riscontrato è che non si capisce in quale modalità stiate catturando le immagini. Mi spiego meglio. Schiacciando il tasto dell'accensione potete scegliere se andare in modalità fotocamera o andare in modalità video. Il problema è che se voi schiacciate il tasto andate da una modalità all'altra, ma non capite in che modalità siete, quindi potete selezionarla con precisione solo e soltanto attraverso l'app. Perché? Spiegami perché? Per quanto riguarda l'app invece, come avete potuto vedere prima, non è il massimo, fa tutto quello che deve fare. Ecco, da quel punto di vista potete selezionare l'inquadratura, potete scegliere la risoluzione, potete scegliere i frame, tutto quello che volete, però è un po' rallentata da questo punto di vista, ma poco male. Ultima nota dolente è il fatto che non abbia il jack per le cuffie, quindi non potete rendere il vostro audio migliore, dovrete accontentarvi del microfonino che trovate qui in cima. Però anche questo per ora non ho riscontrato, diciamo, necessità ulteriori se non lo utilizzate per lavoro, insomma, ecco, se lo usate solo per puro divertimento, per i ricordi delle vacanze, qualsiasi altra cosa, secondo me va più che bene. Come avete potuto notare, pro e contro di questa YI Camera di Xiaomi si eguagliano, quindi la camera ha dei pregi ma anche dei difetti. A questo punto la domanda, secondo me, è a chi si rivolge questo prodotto, per chi è più adatto. Ci ho fatto una pensata, ci ho dormito una notte sopra e secondo me è una camera adatta per coloro che non hanno mai posseduto in vita loro un action cam, non sanno anche principalmente di che cosa farsene, quindi diciamo
non hanno mai approcciato questo tipo di registrazione video e magari sono curiosi e non vogliono spendere tantissimo, anche perché un action cam di uno dei, dei marchi più famosi arriva a costare 400-500 euro. Questa invece con un centinaio neanche di euro ve la cavate, vi portate a casa comunque un buon prodotto. Cercate subito di capire se è un tipo di ripresa che vi può interessare, perché magari la provate, vedete che non fa il caso vostro, continuate a usare lo smartphone, non lo so, la iettate sul all'interno di un cassetto, e quindi non vi pentirete sicuramente dell'acquisto. Ecco, non aspettatevi qualità in 4K eccelsa, colori che che bei colori. Quindi ha i suoi difetti, però secondo me per iniziare è assolutamente un ottimo prodotto. Questa YI Camera potete trovarla su GearBest, vi lasciamo il link qua sotto nei commenti. Se l'avete già utilizzata, fateci sapere come vi siete trovati e direi basta. Spero che questo video vi sia piaciuto, se avete qualsiasi tipo di domanda non esitate a contattarmi, scrivetemi ovunque, meglio qua su YouTube perché almeno sono tutti raccolti. Andate a vedere uno dei video che vi consigliamo qui alla mia sinistra, alla vostra destra, ma soprattutto ricordate di iscrivervi al canale. Tanti baci e tanti abbracci a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!